Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido. Vai Virillo, esponici. Allora, si chiama Deca, il vecchietto che alza la coppa. È un liquidozzo che sarebbe come tipo la coppetta del nonno. Dovrebbe avere caffè, crema, un cremoso. Ora andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidozzo, che al suo interno viene fornito con 20 ml d'aroma. Ci va aggiunta la sua basetta, che ci vuole la nicotina, e è pronto da svapare. Se lo lasciate un pochino macerare, meglio, un paio di giorni. Vai Gabri, vallo a svapare. Io lo proverò nella Wismec, io sulla Nita e l'Intian, io sopra la Recurve. La prima cosa che ti arriva, c'è il profumo che quando apri la boccetta caffè. Senti caffè e questa cremosità è buona. Crema. Per l'inverno è una bomba. Sì. Dolcissimo. Che voto gli dare? Un 10. Per molto fedele alla coppetta del nord. Sì. Molto preso fedele. Da Svapo Caffè. Ricordiamo Marina di Carrara. Molicciara. E la Spezia, andata a trovare. Sì, merita, adesso che sta venendo un po' fresco. Ma sì, ci sta. Tutto il giorno magari, a chi non è abituato a svappare cremosi, poi sì. Noi che tutta l'estate con questi fruttati ghiacciati vai subito al liquidozzo così, però è buono. A noi ci piace, sì. Consigliamo. Ci piace. Lo consigliamo, chi lo vuole provare, è un liquidozzo molto valido, molto cremoso, ti riempie bene la bocca, sì, ti lascia anche un buon retrogusto, sì, anche un buon sapore in bocca, lo consigliamo. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale. Vi ricordiamo che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a seguire. Ciao!